Buongiorno amici di Flash in Cucina, altra bellissima esperienza. Mi trovo qui a Messina, una giornata con la FIP, la Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo, e qui di fronte a me ho un pizzaiolo però un particolare, un professionista particolare, Edoardo Fiore. Ciao Edoardo. Ciao. Piacere di averti conosciuto, ho sentito parlare di te e finalmente ci siamo incontrati oggi. Allora, voglio essere veloce. Cosa significa pizza moringa? Pizza moringa è un prodotto che ho inventato io. E tramite ricerche su internet ho trovato questa pianta particolare, che è un albero che si trova in India, e praticamente è l'albero di moringa olifera, e l'albero di moringa olifera cresce fino a 10 metri, da 5 ai 10 metri, e ha molte proprietà. Praticamente in India lo utilizzano anche per dare da mangiare a dei poveretti che non hanno proprio nulla da mangiare, riescono a nutrire con la moringa e basta. Addirittura? E praticamente con questo tipo di pianta è una pianta che è molto nutriente. E tu cosa sei riuscito a fare? Hai avuto questa idea? Hai fatto io, queste ricerche? Io, guardando questa ricerca, praticamente ho preso delle foglie di moringa e ho fatto la pizza. Abbiamo fatto dei test con della farina, abbiamo fatto un mix e è uscita la pizza. Sei riuscito a coinvolgere ovviamente, sì, delle ditte interessate. Praticamente la Green Family mi, sì, ha procurato della foglia di moringa, visto che in Italia non arrivava, sì, me l'ha procurata lei. E dopo vari esperimenti che ho fatto, la Green Family poi ha messo in commercio un mix di farina di moringa. Allora, dimmi una cosa, è un progetto giovanissimo, mi, sì, parlavi di 2013, è stato 2013? Agosto 2013. Questo è molto bello. Volevo sapere una cosa, hai giustamente parlato adesso e poco fa durante la tua spiegazione ai tuoi colleghi, l'importanza dell'aspetto salutistico e nutritivo. Prima di farti rispondere volevo sapere, ovviamente tu parlavi di tanta veramente sostanza nutritiva, sì, ma in parte va persa, come sappiamo, allora, quando uno prende un'arancia, mangia gli spinaci, allora, eccetera, non tutta la sostanza nutritiva viene assorbita. Come funziona? Ovviamente una volta cotta la pizza molte sostanze nutritive le perde, ovviamente la vitamina C si perde, però mettendo nell'impasto il sale di Himalaya, molte proprietà riusciamo a conservarle. Abbiamo notato che si riescono a conservarle. Effettivamente la pizza, quando la tiri fuori dal forno, risulta più bianca, per mantenere proprio le proprietà della moringa. E dimmi una cosa, è una sensazione mia, da profano, ma ho avuto modo di fare degli assaggi, ho trovato, indipendentemente dal sale, che ovviamente dà, una certa corposità gli fa prendere, però dico, indipendentemente, cercando di definire soltanto il gusto della pasta, ho sentito un impasto molto molto aromatico. È una, sì, mia sensazione o trasmette questo? È una sensazione giusta, c'ha un retrogusto di tè verde addirittura, quindi sì, non mi sono sbagliato. No, ha un retrogusto di tè verde e l'accentua molto quando noi, per esempio, all'uscita dell'impasto, cioè all'uscita della pizza, sì, gli mettiamo un po' d'olio d'oliva al bordo. Accento ancora molto di più la moringa. Questa fragranza della moringa. Allora, in questo periodo così un po' difficile per tutti i settori, quanto è importante anche da un punto di vista marketing un progetto come quello tuo? Perché io ovviamente è scontata la risposta, però voglio far dire a te. L'innovazione ovviamente dà molto più valore alla cosa. E allora tanto si può fare, allora, seppur su un prodotto così nobile, ma veramente tanto, mettere in gioco nuove energie, nuove idee, no, che sia veramente di buona speranza. Una domanda la posso fare, Edoardo? Dico. Sei giovanissimo, cosa vuoi fare da grande? Beh, pizzaiolo ancora. Bello, bello, complimenti per la passione e soprattutto veramente per questo mettersi in gioco, è una cosa molto positiva. Ti ringrazio di avermi concesso questi 4-5 minuti, ma era importante. Prego, grazie a te, buon lavoro. Ciao.